Quello più volte. Siamo ovviamente tutti completamente d'accordo, però bisogna sempre cercare di evitare di prendere decisioni sull'onda dell'emotività. È stato dichiarato che il caso Morosini non ha più avuto nessun dibattito in qualsiasi azione sia stata fatta. Che forse si potesse bisogna salvare vedere, o meno, questo è tutto da stabilire. Se vogliamo essere proprio pignoli, ecco. Bisogna dovrebbe fare anche una diagnosi, quindi sapere se effettivamente è un caso da defibrillare o meno. Ma comunque, indipendentemente da questo, bisognerebbe sempre comunque cercare di prevenire. Secondo me ci sono, cioè l'Italia sappiamo benissimo che è la nazione con la più alta qualità di visite di medicina sportiva. E poi qui abbiamo un eccellente esperto nel settore. Ci sono ancora, secondo me, manca la cultura generale di fare la visita di medicina sportiva. Perché abbiamo ancora troppe, diciamo società, ma probabilmente non è solo società, che cercano di lucrare sulle visite di disabilità sportiva, per farle slittare di un anno, per fare... Questo non va bene. La visita sportiva è una cosa fondamentale per la prevenzione. E quindi cerchiamo di fare promozione presso tutti gli enti e società in modo corretto e... controllare effettivamente che questo poi ce lo possiamo anche negare, però chi ci vive, ci ha vissuto nell'ambito lo sa benissimo come sono in certi ambiti certe società, e non dimentichiamo anche che cosa gira attorno alla salute degli sportivi, anzi dietro alle prestazioni degli sportivi, non solo dietro alla salute. No, io volevo fare una precisazione. Una precisazione. Siccome a me mi è capitato a Cuneo con un mio atleta che è andato in arresto cardiaco, non avevo il cardiodefibrillatore, però essendo rianimatore sono riuscito a portarlo a casa con gli elogi del primariato, della rianimazione, ecco perché dico facciamo i corsi del BLSD, ossia facciamo formazione sanitaria, anche chi gestisce i bordi. Vendiamo 100 milioni di defibrillatori. No. Facciamo imparare le persone a mantenere in vita una persona. Questo forse è più facile.